Ciao, io sono Pasquale ed oggi volevo darti una panoramica di tre azioni, tre aziende che sto pensando di aggiungere nel mio portafoglio nel 2020 e anche ti spiegherò per quale motivo sto pianificando di aggiungere queste tre aziende. Sono ovviamente le aziende che andrò ad aggiungere al mio portafoglio e che comprerò azioni di queste aziende solo se troverò un punto di ingresso che io reputo conveniente per me. Ma comunque, volevo renderti partecipe di questa mia iniziativa, magari puoi anche andare a guardarla e valutarla per conto tuo. Anzi, più che iniziativa, si tratta di una prospettiva, ma si sa che io sono vecchio e parlo male. Questo video è solo un prequel di una serie che voglio iniziare. Se mi segui da un po', sai che io sono innamorato pazzo, oltre che del cane, del figlio e della moglie, delle aziende che fanno parte del Dividend Aristocrats, per le quali farò un video per ogni singola azienda che fa parte di questo indice, perché sono scemo, ma anche matto, e soprattutto perché sono parte, anzi sono praticamente la mia strategia di investimento. Per cui una serie e ovviamente anche una playlist dedicata a tutte queste fichissime aziende. Ovviamente non parlerò solo di quello dei Dividend Aristocrats, se no sai che noia. Non posso parlare solo delle mie cose, parlami di te, dai. Anzi, se sei una brava persona, ma io lo so che lo sei, potresti portare a termine tre semplici azioni. Iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace. Mi sento Berlusconi durante. Vabbè, sono tre azioni gratuite che a te non costano niente, ma che mi aiutano a far crescere il mio canale. Come dicevo, la mia strategia si baserà essenzialmente sulle aziende che fanno parte appunto dell'indice dei Dividend Aristocrats. Ma non solo quelle. Anzi, le tre aziende che ti andrò a menzionare, infatti, non fanno parte della mia strategia, ma invece sono parte di una strategia growth del mio portafoglio, quindi di una strategia di crescita di valore. Per cui sono aziende che non sono da tenere per sempre, ma che invece prendo nell'ottica di una ipotetica situazione che il valore di queste azioni possa andare a crescere nel tempo e per cui io possa utilizzare poi alla fine di un certo periodo di tempo la plusvalenza di queste azioni che andrò a vendere per poter acquistare i prodotti relativi alla mia strategia, che possono essere poi sia ETF che azioni a distribuzione. Partiamo col primo titolo. Questo è in realtà il primo titolo italiano che comprerò. Anzi, all'uscita di questo video, molto probabilmente sarà già nel mio portafoglio azionario, anche se nel momento in cui sto registrando il video ancora non lo è. Ti parlo dell'azienda italianissima Nexi. Questa è un'enorme scommessa, secondo me, per me. Nexi è una società di pagamenti nata nel 2017 dall'unione di Cartasì e ICBP. È però solo nel 2019 che Nexi si è andata a quotare in borsa, per cui quest'anno che è appena passato, nel FTSE MIB della borsa italiana. Il suo core business sono i pagamenti digitali, che sono sia per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, e recentemente ha anche fatto un enorme accordo di partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo. Il titolo è partito da circa 8 euro ad aprile del 2019 e adesso sta quotando attorno ai 12 euro. Ovviamente, non essendo stata quotata in borsa prima, ci si trovano solo dei dati streaming siti per poterla valutare, ma il fatturato è passato dal miliardo circa del 2016 a uno stimato di fine del 2019 di 2,2 miliardi di fatturato. Una scommessa più che un investimento, devo essere sincero, nel quale entrerò con una posizione molto piccola, con una prospettiva di tenere il titolo, spero, dai 6 mesi all'anno. Massimo, se ovviamente questo titolo andrà a salire nel tempo. Ti voglio ricordare che qui non ti sto invitando con questo video ad investire nei titoli che ti sto andando ad elencare, neanche a darti una consulenza finanziaria, perché ovviamente non ne ho le competenze. Qui parlo solo ed esclusivamente delle mie esperienze personali. Se hai intenzione di investire, ovviamente studia bene l'argomento per conto tuo, oppure rivolgiti ad un consulente esperto del settore. Secondo titolo che sto valutando, anche questo europeo ma non italiano, LVMH. La Louis Vuitton Moët Hennessy è il marchio di lusso, a mio parere, più importante che esista al mondo. Nell'arco di quest'anno il titolo è cresciuto di quasi il doppio del valore di inizio anno. La variazione infatti è stata un più 61%, circa, passando dai 250 euro per azione di inizio anno ai 414 euro del momento in cui sto registrando appunto questo video. Tra l'altro, con un dividend yield del 1,5%, distribuisce anche un dividendo per azione annuo di circa 6,2 euro. E le recenti mosse commerciali di tutte la possibilità dell'acquisizione del marchio Tiffany ne fanno un bocconcino per me molto prelibato.
Unico limite al momento ovviamente è un prezzo che continua a crescere, ma si sa che il lusso non è mai un qualcosa che va in pensione, anzi, secondo me ci si trova sempre ad avere un mercato crescente anche durante le crisi di mercato. Il fatturato per LVMH è in crescita eccezionale, è passato dai 37,6 miliardi del 2016 con un stimato di 50,1 miliardi del fine 2019. Un fatturato veramente eccezionale. Ovviamente ti ricordo, prima di proseguire, che puoi cliccare sempre il pollice in su se questo video ti è piaciuto e se è di tuo gradimento e che puoi condividerlo con persone che come me e come te sono intenzionate a crescere nella conoscenza del mondo della finanza, del risparmio e degli investimenti. Ultimo titolo di questo video è Facebook e se hai già seguito il mio video precedente su questa azienda, sai già che è nel mio radar per vari motivi. Se non hai visto il video di analisi su Facebook, sul titolo Facebook, te lo lascio qui da qualche parte nello schermo. Ma per riassumere, per farti il sunto della situazione, la crescita dei fatturati di Facebook è in continua salita, dai 27,6 miliardi del 2016 ai circa 66,6 stimati per il fine 2019 e con un titolo che è salito del 56% di valore da inizio anno. E poi Facebook ha un enorme vantaggio, questa azienda non ha, proprio a zero, debiti a lungo termine e nessun dividendo, per cui ha un enorme vantaggio di poter investire i propri profitti tutti in maniera continuativa. Sinceramente mi aspetto molto da questo titolo e spero di averlo presto nel mio portafoglio appena troverò un punto d'ingresso ottimale per me e per la mia strategia. Ovviamente là fuori ci sono una moltitudine di aziende che possono essere inserite nei vari portafogli, magari migliori di queste, ma queste sono le mie prime tre scelte. Quali sono le tue, se tu ne hai altre tre? A proposito, ti ricordo che ho un account Patreon dove puoi supportare il mio canale con un piccolo contributo mensile. Nell'account Patreon pubblico dei contenuti esclusivi solo per gli iscritti. Fammi sapere cosa ne pensi di queste tre aziende che ti ho elencato, se le stavi valutando oppure se non te ne frega assolutamente niente di quello che ti sto dicendo. Lasciami un commento qui sotto comunque per farmelo capire. Scambiamoci delle idee su questi contenuti, su queste aziende e dimmi se trovi questi concetti che ti ho appena dato di utilità oppure se hai altre informazioni utili che vuoi condividere con noi qui sotto nei commenti. Se ti è piaciuto il video, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e ci vediamo al prossimo video. Ciao!